Parliamo di un grande appuntamento che si svolge la settimana prossima, un appuntamento legato alle volontarie, ai volontari della Croce Rossa Italiana e della Mezzaluna Rossa Solferino nel Mantovano. In programma c'è un importante raduno e una marcia celebrativa da fare tutti insieme, a fiaccole accese, per ricordare in pratica la nascita della loro importante organizzazione umanitaria, la più vasta al mondo. Il tragitto da compiere è quello che va da Solferino a Castiglione delle Stiviere, lo stesso che fecero il 24 giugno del 1859 i soccorritori per trasportare al più vicino ospedale i feriti della storica battaglia che si realizzò quel giorno in quel territorio. Noi però facciamo una cosa, ci fermiamo qui perché il resto della storia ce la racconta adesso Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Benvenuto. Grazie. Allora, nell'introduzione c'erano molte cose, cosa ci siamo dimenticati però? No, nulla, questo è un momento molto importante. Enrico Giunani, il nostro fondatore, si trovò, lui voleva parlare d'affari con Napoleone III, lo inseguiva sui campi di battaglia in quel momento, nella seconda guerra di indipendenza, e si trovò in questa battaglia, 300.000 uomini in questo campo di battaglia aperto, 100.000 morti, è una delle battaglie più cruente, e lui si accorse che mancava un elemento ai conflitti, e questo è stato il suo cruccio per tutta la vita, quello di non sparare su chi soccorreva, su chi si prendeva cura dei feriti e oltretutto anche con delle due parole bellissime, tutti fratelli. Lui fu ispirato dalle donne di Castiglione delle Stiviere che si presero cura dei soldati austriaci e dei soldati italiani e francesi indifferentemente. In quel momento il ferito era restituito alla sua umanità e lui racconta di queste ultime parole per le mamme, per le sorelle, per i figli, e erano uguali queste parole sia per gli austriaci che per gli italiani, e lui rimase così toccato da questo momento che si dedicò alla nascita di questa organizzazione. La visione e l'intuizione ovviamente fu giusta, perché a distanza di anni siamo presenti in oltre 190 paesi. Allora facciamo una cosa, intanto vediamo alcuni momenti della manifestazione proprio dello scorso anno. Allora questa sera noi, quando rifaremo questo percorso che ha ispirato Henri Dunant, cerchiamo di ripensare a tutte le persone vulnerabili, a tutte le persone che abbiamo incontrato nel nostro cammino come volontarie e volontari della Croce Rossa Italiana, a come queste hanno cambiato il nostro modo di essere e come ci interroga ciascuno di essi rispetto a come vogliamo che cambi il nostro mondo e la nostra società. Lo faremo con gioia, lo faremo con allegria, però questo è il messaggio che ciascuno di noi deve portare con sé e questo è il senso profondo di questo stare insieme. Abbiamo poi una occasione speciale, io vi prego di salutarli veramente con un grande applauso. Abbiamo oltre 53 società nazionali che sono qua con noi, tantissimi presidenti che ci hanno raggiunto da tutto il mondo. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo bisogno della vostra energia e di momenti come questo. Grazie, 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 evviva Solferino, evviva la Croce Rossa Italiana, evviva il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Dunque, Presidente, questo raduno di Solferino è un'occasione per mettere in pratica le idee comuni. Beh, è un momento per ripercorrere, come appunto il servizio ha ricordato, è un momento di grandissima gioia, c'è una grande festa, però il messaggio è quello di ripensare a che cosa ci ha toccato, che cosa ci ha cambiato, che cosa ci ha portato su un cammino di servizio. Tutti noi siamo toccati da tantissimi incontri, così come Dunant fu toccato da quella battaglia. Quindi è un momento per stare insieme e ritrovare il senso di questo servizio. Allora, dobbiamo dire che la responsabilità è immensa, perché quando siamo conosciuti era presidente italiano, adesso presidente internazionale, quindi è a capo del più grande e più antico network umanitario del mondo. Sì, è una responsabilità enorme, soprattutto quella di sentire la responsabilità, ecco, di rappresentare la voce dei volontari e delle volontarie a livello globale, con diversi bisogni, diverse aspettative. Se pensiamo ai nostri uomini e donne del Pacifico, loro vivono con sofferenza le conseguenze del cambio climatico e anche in maniera devastante, magari con una ovviamente in maniera differente viene vissuto da noi. Vediamo le conseguenze delle guerre.
guerre, le vediamo in Yemen, le vediamo in Siria, le vediamo in Nigeria, in Chad, in tantissimi luoghi del mondo, e lì dove viene chiesta pace, viene chiesta giustizia, viene chiesta equità sociale. E questa è un po' l'attività su cui come Presidente devo cercare di portare la voce e soprattutto di portare all'attenzione dei governi l'importanza del nostro movimento di Croce Rossa, perché noi assistiamo sempre più spesso, rispetto a quell'intuizione, a eserciti che sparano sulle ambulanze, che sparano sui soccorritori, che sparano sugli ospedali. E questo ovviamente per noi è inaccettabile ed è parte del mio dialogo quotidiano nel ruolo internazionale. E oltre al ruolo internazionale ovviamente ci sono i problemi di casa nostra e sono tante le criticità che affrontate, a partire immagino dell'immigrazione e tanto altro. L'immigrazione per noi è ovviamente una delle priorità operative in questo momento. Negli ultimi anni oltre 500.000 di persone è arrivata sulle nostre coste. Noi non vogliamo prendere parte al dibattito politico, noi siamo mossi dalla frase che abbiamo ricordato prima, tutti fratelli. Per noi l'importante è la dignità di ogni essere umano. Vogliamo parlare di politica, vogliamo che ogni essere umano sia trattato con dignità. Ecco, noi questo fanno i nostri uomini e le nostre donne sulle coste, lo hanno fatto ieri a Catania, certo. lo stanno facendo in queste ore e lo faranno a Valencia. La Croce Rossa Spagnola è pronta per accogliere l'Aquarius a Valencia. Per noi l'importante è cercare di dare dignità ovunque sia possibile. Assistenza ai senza fissa dimora, questa è un'altra delle nostre attività, e alle famiglie in difficoltà. Preparazione e risposta ai disastri, lo abbiamo fatto di recente nel terremoto Centro Italia, siamo intervenuti in maniera massiccia, ma la preparazione nelle nostre sedi è quotidiana, perché per noi l'importante è avere anche dei volontari formati che non lasciano all'approssimazione la loro capacità operativa. Voglio dire che anche a livello mondiale gli scenari difficili ce ne sono tantissimi, prima raccontava proprio le guerre, ma non solo, ricordiamo anche il vulcano. Quindi voi eravate lì presenti? Sì, peraltro io proprio per coincidenza mi trovavo in un paese limitrofo, sono andato in Guatemala proprio a ridosso, poche ore dopo l'eruzione, e l'impressione è stata enorme. Devo dire ancora una volta, grande risposta, però il cruccio anche nelle ore in cui tornavo verso l'Italia, la preoccupazione enorme era per la preparazione. Noi abbiamo dei vulcani attivi in Italia e come ha ricordato più volte anche il capo della Protezione Civile, dobbiamo investire di più nella prevenzione. In Guatemala in questo momento c'è un dibattito enorme se queste vite potevano essere salvate. Ecco, noi dobbiamo lavorare tantissimo sulla prevenzione, lo fanno i nostri volontari lavorando con le loro comunità e portando formazione all'interno delle comunità, delle scuole e in tutti i luoghi della società civile. Insomma, sono tanti i temi, tante le problematiche, tanti gli argomenti da affrontare, il vostro impegno è sempre molto forte. Chiudiamo con un'ultima sua considerazione. Ma l'ultima considerazione è per i giovani volontari. La cosa di cui sono orgoglioso è che in Italia abbiamo superato quota 40.000 e quindi sono tantissimi i giovani che credono e rispondono ai nostri valori. E ovviamente questa è una buona occasione per incoraggiare comunque i tanti giovani, ma anche i pensionati che magari comunque sono ancora energetici e hanno voglia di donare del tempo a venirci a visitare presso le nostre sedi o guardare presso il nostro sito come si può diventare volontario o volontaria della Croce Rossa Italiana. Vito, grazie al Presidente Francesco Rocca. Io do la linea a Massimiliano, che dovrebbe essere già in postazione per la nostra pagina speciale che inizia proprio così. Vai Massimiliano.